Beh, a parte l'idea, poi servono anche dei soldi da investirci dentro, poi la decisione non è solo la propria, purtroppo, no? Devono essere d'accordo in più persone. Questo è vero, però è proprio perché l'idea nuova è quella di guardare le cose, per esempio, in modo complesso e non separato. I soldi che si risparmiano nel gestire la discarica che ha sulla salute, l'inquinamento del traffico o della gestione del traffico, si possono spendere in altre cose. Secondo me c'è anche tutto un grande tema di allocazione delle risorse in questo paese che non viene affrontato. Questa non so se è un'idea nuova, ma sicuramente se va una classe politica credibile che non butta via i soldi, forse ci sono anche più soldi per fare queste cose, che non è un'idea nuova, ma è qualcosa di diverso da oggi, questo sicuramente. Finisco con l'ultima domanda dei lettori, che è ora di fare della politica verità più che i soliti comizi a voce impostata, come insegnano i vecchi politici del passato? Assolutamente sì, io non ne posso più dei discorsi in cui si fa l'economia, il riferimento all'Europa, conclusioni e sintesi, non ne posso più. Ma io sono l'incarnazione di questo modo di discutere, cioè io come discuto a tavola con gli amici, discuto nelle iniziative politiche. Che può essere anche criticabile se vogliamo, nel senso che si vede che la ragazza non si è preparata il discorso a casa, ma io vi giuro che non riesco a passare le mie giornate a prepararmi i discorsi perché non ho tempo, per cui arrivo, mi scrivo le cose su un foglietto, magari balbetto un po', magari mi emoziono spesso, però preferisco essere così che pensare di passare i miei giorni a prepararmi un bel discorso. Ci sta, ci sta. È anche più vero, no? A mio Anzi, quando avviso. vedete quelli belli impostati che fanno tutti dei bei gesti, che si ricordano tutte le belle parole, preoccupatevi perché vuol dire che hanno passato almeno 2 giorni a prepararsi. Questione di priorità poi, no? Comincia a Esatto. diventare inquietante. Allora, quello che ti vorrei chiedere a questo punto, visto che se ne parlava anche ieri con Diego, a proposito anche della domanda che tu gli avevi fatto, è tu come vedresti idealmente la situazione per quanto riguarda la legislazione, rispetto alle coppie di fatto, diciamo? Come le vedrei? Sì, quale sarebbe il tuo veramente, come dovrebbero essere in un paese civile? Matrimonio. Matrimonio, adozioni, riconoscimento delle famiglie arcobaleno e finalmente delle leggi dignitose per le persone transessuali e soprattutto per rendere agibile il mondo del lavoro alle persone transessuali. Questo è il mio pacchetto LGBT ed è indiscutibile. Non lo discuto. Non lo discuto. E non accetto che si discuta sulla pelle di persone che si tolgono anche la vita, quindi per me proprio questa è una cosa indiscutibile. Come se tu dicessi a un ebreo: senti, puoi prendere o a un nero, ti do l'autobus, ma ti do un autobus solo per te nero, però te lo do l'autobus, però ci potete andare solo voi neri perché noi bianchi non ci vogliamo mischiare. No, chiaro, Non chiaro. esiste. Ma sono stati presi poi nel corso del tempo dei provvedimenti, sono stati fatti dei passi avanti, poi è chiaro che è difficile, essendo proprio questo il paese di cui stiamo parlando, no? Con la Chiesa Cattolica e le pressioni che fa la Chiesa Cattolica su certi schieramenti politici. Guarda, io devo dire che su questo la Chiesa Cattolica ha l'assoluto diritto di insistere sul territorio nazionale e ha il Papa ha tutto il diritto di dire ciò che vuole, anche peggio di quello che già dice. Il problema di quello che dice la Chiesa è il fatto che dopo 5 minuti finisce in prima pagina, anche quando vengono usati certi toni violenti, tipo l'accostamento di omosessualità e pedofilia, una forma di violenza. Se lo dice un testimone di Geova, adesso dico una cosa apparentemente razzista, però è per capirci, se lo dice il capo dei testimoni di Geova, non finisce in prima pagina, lo leggeranno soltanto quelli che si leggono il loro giornaletto. No, ovviamente non sto paragonando la Chiesa Cattolica ai testimoni di Geova, lungi da me, ma quello che io voglio cercare di far capire è che la Chiesa può dire quello che vuole, la classe politica di un paese laico dice benissimo. Ringraziamo il Papa per il suo contributo, ma noi facciamo quello che ci dice la Costituzione o comunque la Carta dei diritti umani, l'Europa o quello che viene fatto in tutti i paesi civili del mondo. Quindi i provvedimenti del PD per il momento in questa direzione?
PD in questo momento è assente. Persino Matteo Renzi, il mulo scalciante, ha messo nel suo programma le unioni civili. Sul sito del Partito Democratico le unioni civili non ci sono ancora perché c'è una commissione che la PD riunisce, che dopo un anno non è ancora divenuta una soluzione. Allora io dico, ma lo dico con affetto a tutte le persone del partito che stanno contribuendo a questo dibattito, ma che, lo dico in romanesco, ma che vi dovete discutere? Stiamo parlando di due persone che si amano o di famiglie con bambini che già esistono, esistono 100.000 bambini che vivono nelle famiglie omogenitoriali. La politica deve dare risposte a queste persone, punto. Cosa dovete discutere? Se per caso da qualche parte nelle confessioni di Sant'Agostino, da qualche altra parte nei discorsi di Platone, possiamo trovare una frase che avalla il riconoscimento dei quali? No. No, basta. Cioè, anche troppo. Sono Capisco. anni che ne discutiamo, basta. No, Matrimonio, chiarissimo. siamo tutti uguali, io pago per sposarmi, non ci vedo niente di male. Mino la famiglia, non credo che il mio matrimonio sia una bomba a mano sotto la porta del mio vicino di casa. Il problema sono i figli. Ci sono 100.000 bambini che vivono in famiglie con coppie omosessuali. Che facciamo? Glieli togliamo tutti e li mettiamo nei lager? No, esistono, li vogliamo tutelare? Visto che se muore il genitore biologico, il bambino in teoria legalmente non può essere affidato all'altro genitore? O vogliamo creare delle sofferenze in questi bambini, che tra l'altro sono benissimi e felicissimi? Questa è la realtà, è un dato di fatto. La possiamo negare? Oppure possiamo dire, come dice D'Alema, che il matrimonio offende, siccome è un sacramento, e quindi da parte sua un errore del genere non ce lo saremmo mai aspettato, perché il matrimonio non è un sacramento, ma perché quello è il matrimonio religioso. È un contratto, di fatto. Esatto, un contratto. Offendere il sentimento religioso degli italiani è un'aberrazione che da un grande statista come lui pretende di essere, io non mi aspetto. Mi sento più colto sulla via della senilità. Sai che quando si diventa vecchi si ha paura di morire e quindi ci si illumina e si crede in Dio. È un po' per questo che in tutte le società da sempre che governano, e a un certo punto quando si diventa vecchi, vedi la favola di Zio Vania, vengono messi da parte. Perché se no poi diventano più debolucci, hanno paura di morire, hanno i peccati da espiare, quindi come... Basta! No, chiaro, chiarissimo, chiarissimo. Poi chiaramente, visto che sei in Germania, ti volevo chiedere che aria si respira lì, da questo e altri punti di vista, diciamo. Che aria si respira qui? Qui si respira in un paese che a Berlino è una città particolare, poi questa è la settimana della caduta del muro. E guarda, oggi al monumento per l'Olocausto un enorme spazio che invece di essere stato costruito vicino a Potsdamer Platz è stato dedicato a questo monumento enorme, quindi un monumento orizzontale, non una statua in verticale che occupa poco spazio come facciamo noi in Italia, ma una grande piazza con dei parallelepipedi di marmo con dei vicoletti che fanno su e giù, che passano attraverso questi parallelepipedi di marmo che sono bassissimi o altissimi, che dovrebbe essere appunto, diciamo, un luogo di raccoglimento, ricorda un cimitero ebraico, richiama la forma dei sepolcri, e diventa un luogo dove si gioca a nascondino, ci si fa le foto, ci si fa bu dietro l'angolo. Non so se era questo l'intento dell'architetto, però. C'è cioè dell'artista che l'ha ideato, però è assurdo ed è bello, è stato bello vedere questa cosa perché in qualche modo era quasi una ricongiunzione del dolore. Berlino è una città in ricongiunzione e quel luogo era un luogo dove il dolore si ricongiunge alla gioia. Non so se l'ho fatta apposta, però è accaduto questo è bellissimo. Notevolissimo. Quindi si respira l'aria di una città che è ancora attanagliata dalla separazione e di un popolo che preso dei sensi di colpa per aver vissuto in modo collettivo quello che è stato il nazismo. Ecco, quello che l'Italia non ha fatto col fascismo, perché dopo un minuto nessuno più era più fascista, e quindi nessuno di noi si è mai guardato dentro nella propria famiglia, nelle proprie connivenze, nei propri silenzi, quando le cose le abbiamo lasciate avvenire, perché anche in Italia le abbiamo lasciate avvenire, è inutile che ce le raccontiamo. E te lo dice una che viene da una famiglia non comunista di più, perché comunque mio zio è stato anche in galera. Però a livello collettivo noi questa colpa non l'abbiamo mai espiata. La Germania non solo si è risollevata economicamente, ma continua ad espiare quella colpa. È chiaro che le colpe del nazismo
non sono confrontabili. Però un'elaborazione collettiva loro l'hanno fatta, la Spagna di Franco l'ha fatta, noi non l'abbiamo mai fatta, nessuno è più fascista e lo, o lo è mai stato, o lo è mai stato. Questo è antistorico, è la classica rimozione all'italiana. Io non c'ero, non ho visto, non sapevo, non ho sentito, non c'entro niente. E ti dico un'altra cosa, che il berlusconismo sarà lo stesso, cioè conservare la stessa classe dirigente significa non fare autocritica, significa non accettare il fatto che per 17 anni la maggioranza degli italiani ha votato Berlusconi. Non Già. è una dittatura nostra, purtroppo. È una Già. democrazia fondata sul tipo, va benissimo, siamo d'accordo. Anche Mussolini aveva in mano i mezzi di comunicazione dell'epoca, ma non basta per assolverci. Non basta. Chiarissimo. Cristiana, io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi stasera e per il tuo tempo. Grazie, vado a farmi 2 passi per Berlino, va?